lasciami gridare, lasciami sfogare. Il Prato si veste da Adriano Pappalardo e grida al campionato che ha voglia di scrollarsi di dosso l'etichetta di fanalino di coda. La squadra bianco-azzurra ha urlato tutta la propria rabbia, repressa da mesi di risultati negativi, superando a lungo Bisenzio la Lucchese per 3-2. Una vittoria in rimonta, non era mai successo in campionato, per un Prato brillante e mai arrendevole. Diciamo che è una vittoria importantissima perché in questo momento qua non si può sbagliare nulla. Importante, secondo me molto meritata, anche nel secondo tempo abbiamo dimostrato di stare bene. Abbiamo meritato la vittoria contro una squadra importante come la Lucchese. Comincia in salita la partita del Prato. Al 13° la Lucchese passa in vantaggio con De Feo che fulmina Melgrati con questo fendente. La risposta del Prato è imprecisa, con Moncini prima e Piscitella dopo che non trovano il guizzo vincente. La Lucchese tiene in allerta Melgrati, Dauria fa fare un figurone al portiere Laniero. Pareggio del Prato al 33° con un gioiello di Moncini su assist di Checchin. Rete da centravanti vero. Secondo me abbiamo fatto una buona gara. Nel momento in cui dobbiamo chiudere la partita o cercare di essere solidi, abbiamo preso un gol su palla lunga ancora come è successo a Roma. E allora vuol dire che dobbiamo lavorare senza fare tanti drammi, ma renderci conto che questi sono segnali e noi dobbiamo combatterli. Nella ripresa il derby rimane equilibrato. Di Masi salva in mischia furibonda in area lucchese, mentre poco dopo il Prato protesta per questo sospetto contatto in area tra Ceccarelli e Merlonghi, che merita il replay, ma nessun provvedimento disciplinare. Il Prato sblocca la partita al 70°. Il piede educato di Tomi illumina per il colpo di testa vincente di Tavano. 2-1 per il Prato, che 3 minuti dopo chiude i conti con il colpo di testa di Moncini, che manda in estasi il lungo Bisenzio. Il Prato vola sulle ali dell'entusiasmo, Di Molfetta si divora il poker, mentre a tempo scaduto Dermacu addolcisce la pillola per la Lucchese con questo colpo di testa vincente. Finisce 3-2 per il Prato, che si scrolla di dosso l'ultimo posto in classifica e si porta a 5 punti dalla salvezza diretta. Per dirla alla Pappalardo, ricominciamo, ma per davvero.